Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questo aperitivo, consentitemi il termine di presentazione di questa 4 giorni dedicato allo sport, alla natura, al benessere, festa ambiente che si terrà appunto da oggi fino a domenica a Marina di Camerota. Ringrazio José del Playa del Flamengo che ospita questo appuntamento. Avremo un parterre di ospiti che vedete al mio fianco molto illustri per discutere di un argomento importante, quello dello sport nel parco, che può essere un'occasione di rilancio per il territorio a livello turistico, perché spesso quando parliamo di Cilento si parla esclusivamente di mare e di turismo legato appunto a ciò, ma ci sono tanti altri modi, tante altre possibilità per fare promozione, per valorizzare il territorio, per fare turismo. Io darei subito la parola al primo cittadino di Camerota, Antonio Romano, insieme a noi, perché il Comune di Camerota ha dimostrato di credere nello sport come un'occasione alternativa di sviluppo. Lo sta facendo proprio attraverso anche la realizzazione di un impianto importante che sarà inaugurato a breve, quindi questo testimonia l'attenzione che appunto l'amministrazione comunale di Camerota dà e sta dando allo sport. Sì, buongiorno a tutti, vado veloce nei saluti, chiaramente è doveroso da parte mia, ma soprattutto mi preme con grande voglia proprio di farlo, ringraziare Lega Ambiente, perché attraverso questo rapporto forte con Lega Ambiente che abbiamo in pratica voluto dal primo giorno di insediamento della nostra amministrazione, stiamo raggiungendo in pochissimo tempo quegli obiettivi e quei traguardi che ci eravamo prefissati. Questo rapporto con Lega Ambiente è per noi un faro, cioè le linee guida per la strategia di sviluppo del nostro territorio li abbiamo ricercate velocemente proprio attraverso quelle che sono le linee guida e la mission che questa grandissima associazione porta avanti, e per noi quindi è stato in un certo senso anche semplice avere velocemente questa grande visibilità nazionale, perché non abbiamo fatto altro che seguire quelle che sono le loro indicazioni. Ma su questo sicuramente vorrà parlarne il delegato all'ambiente Ciro Troccoli, che quotidianamente intrattiene questi rapporti e porta avanti insieme a Lega Ambiente queste azioni. Quello che mi preme dire velocemente è che questo progetto Festa Ambiente all'aria aperta nasce un anno fa da una discussione, un incontro con Sebastiano Venneri, con il quale si parlava del modo migliore per poter allargare la stagione turistica di questo nostro territorio, appunto del Cilento. E quando pensava a come si potesse, tra virgolette, utilizzare questo nostro immenso patrimonio fatto appunto di natura e di cultura, non abbiamo esitato nel vedere proprio nel territorio la palestra dove poter fare quelle attività che potessero darci questa prospettiva di destagionalizzazione. Su un concetto ci siamo fermati, che è quello della passione, cioè bisognava pensare a delle attività che portassero i fruitori, quindi i turisti, in periodi di bassa stagione in questo territorio. E quale fattore come quello della passione, della voglia di fare un qualche cosa, potesse essere la leva? E quale segmento, se non quello dello sport in natura, potesse essere il motivo per il quale tanta gente in bassa stagione si sposta? Ed ecco, abbiamo appunto
già l'anno scorso pensato a festa ambiente all'aria aperta, pensando appunto allo sport, ma anche alla gastronomia, anche in generale al benessere. E che cosa è successo in questo anno? Noi ci siamo messi subito al lavoro su quelle che potessero essere le prime attività da promuovere in questo territorio. Abbiamo parlato innanzitutto con le nostre associazioni sportive e dei risultati a breve tempo già li abbiamo raggiunti. Qui vedo presenti tanti presidenti di associazioni che portano avanti attività all'aria aperta e magari dopo un loro breve intervento sarà importante per noi, per la discussione. Abbiamo già verificato che questo nostro messaggio è stato colto appunto dalle associazioni locali e abbiamo avuto avvenimenti, abbiamo avuto eventi in questo anno che ci fanno già pensare che siamo sulla strada giusta. Abbiamo avuto eventi relativi alla corsa, abbiamo avuto un evento importante, il campionato italiano di apnea con la presenza del campione italiano Davide Carrera, abbiamo avuto la realizzazione che è in via di completamento di 20 impianti di arrampicata nelle falesie di Camerota, che sarà fruibile anche di notte. Abbiamo avuto la presentazione di una progettualità relativa al cicloturismo insieme a 6 comuni dell'interno, progetto che poi si prolungherà nelle regioni della Basilicata con Maratea e della Calabria con circa 12 altri comuni. Insomma, abbiamo avuto tutta una serie di progettualità che sono nate già dalla bella intuizione che ha avuto Legambiente l'anno scorso nel pensare appunto a Festa Ambiente all'aria aperta. Io sono convinto che questa è la strada giusta per destagionalizzare, perché appunto attraverso le passioni le persone si muovono in tutti i periodi dell'anno e noi abbiamo un territorio, un clima che questo lo permette. Qualche esempio noi già in passato l'abbiamo avuto di turismo nel mese di febbraio, per esempio abbiamo avuto gruppi di diving che sono venuti a fare le immersioni nel mese di febbraio, come altri gruppi di appassionati di pesca che nel mese di gennaio, febbraio appunto, li abbiamo avuti nel nostro territorio. Ecco, credo che se noi ci concentriamo, partiamo da questo minimo di attività che abbiamo voluto valorizzare quest'anno e poi piano piano andiamo ad inserirci in tutte le altre 1000 più attività sportive, non solo, che sono per le quali, per attività, ci si muove per passione. Credo che i flussi turistici, i flussi di persone che si affacciano sul nostro territorio aumenteranno velocemente. Poi nella comunicazione, permettetemi, abbiamo avuto anche in questo caso la possibilità attraverso Legambiente e Vivi l'Italia di avere quella visibilità ai massimi livelli che ci ha consentito, ma che ci consentirà di raggiungere velocemente mercati non solo nazionali ed internazionali, che faranno sì che tutto quello che noi produciamo sul territorio venga subito recepito dall'Europa e insomma in qualche caso dal mondo. A questo proposito devo dire che anche questa è un'attività all'aria aperta. Nelle scorse settimane abbiamo
insomma, ospitato l'Università di Siena e di Firenze per due campagne di scavi proprio insomma, nei pressi del posto dove ci troviamo, la Grotta della Cala e la Grotta della Serratura, dove dopo 10 anni in un caso e 15 anni nell'altro caso abbiamo ricominciato a fare gli scavi per i reperti del Paleolitico. E per l'anno prossimo già è stata organizzata una conferenza mondiale sulla preistoria. Ecco, per concludere il mio intervento, voglio dire che è proprio partendo dal territorio, da tutte le sue peculiarità naturalistiche, culturali e di tradizione, di identità, attraverso la sua gastronomia, riusciremo, sono certo, a dare a questo territorio uno sviluppo duraturo, uno sviluppo per un periodo che ci porti almeno ad avere insomma, turisti per 8 mesi l'anno e soprattutto a creare le condizioni di reddito e di occupazione senza le quali non c'è né sostenibilità ambientale e naturalistica, ma soprattutto non c'è sostenibilità economica. Grazie ancora a tutto quello che insomma, Lega Ambiente ci sta dando e sono sicuro che questa è la strada giusta insieme a tutti gli attori del territorio per poter andare lontano. Grazie al sindaco di Camerota Antonio Romano e noi ci auguriamo che questi 4 giorni sia proprio l'inizio di un percorso di crescita e di sviluppo da fare appunto insieme a Lega Ambiente, Vivi l'Italia e attraverso poi le associazioni del territorio. A proposito di questo, a Camerota quest'anno si svolge la prima edizione di un festival dedicato all'aria aperta, agli sport all'aria aperta. Noi abbiamo insieme a noi il coordinatore a livello nazionale dei vari festival che Lega Ambiente organizza, il dottor Luciano Ventura. Una scelta non possiamo dire emblematica quella di Camerota, si punta sempre di più sul Cilento e sulle potenzialità di questo straordinario territorio. Benvenuti dentro la rete di Festa Ambiente a Camerota. È una rete che sta crescendo, su cui stiamo investendo e ci stiamo credendo molto, perché per noi significa riuscire a parlare delle tematiche ambientali, della sostenibilità in una forma forse più leggera, almeno per chi ci sta a sentire. Per noi è un bel impegno, ma andiamo a toccare tutte quelle persone che in un momento di maggiore tranquillità, la maggior parte delle feste si fanno d'estate quando le persone sono in vacanza, ma riusciamo a entrare in dinamiche di dialogo su tanti punti. Lo sport, che è il tema in qualche modo di questa festa, ne è l'esempio. Sport e ambiente sono spesso o in contrasto o diciamo in una simbiosi automatica, ma non è mai vero nell'uno e nell'altro. Chi fa sport non è sempre ambientalista, bisogna fare attenzione a tutta una serie di pratiche, di buone pratiche che si fanno quando si gestisce uno sport. Troppo spesso si pensa che lo sport all'aria aperta non sia impattante, il che non vuol dire che non si deve fare, anzi, bisogna proseguire in questo percorso perché lo sport è richiesto, perché lo sport ci mette in contatto con l'ambiente. Dobbiamo continuare anche in questo caso, in questo ambito, un percorso di educazione verso le persone ed è evidente che le associazioni che lo sport lo propongono hanno sotto questo punto di vista un ruolo fondamentale da protagonisti. Essere nella rete di Festa Ambiente serve a far rimbalzare le occasioni, le informazioni e anche le buone pratiche, perché poi una rete vera di confronto serve ai nostri territori, serve alle nostre leghe ambienti sul territorio, ma serve alle amministrazioni che ci accolgono e che ci fanno da cornice. In questo caso andiamo oltre appunto alla stagionalità, lanciamo delle idee che vanno verso l'economia, lo abbiamo sempre dichiarato, vale per le aree marine protette, vale per le zone turistiche, parlare d'ambiente e di sostenibilità non fa scappare i turisti, anzi l'estero forse ce lo racconta un po' di più. C'è la ricerca dell'attenzione alla sostenibilità,
penso anche ai percorsi di ambiente turismo, gli alberghi ecologici, insomma questo è un altro tema che lanciamo e di cui possiamo e dobbiamo parlare. Attraverso il turismo lanciamo un'attenzione all'ambiente, il turista che viene e trova un'accoglienza che riesce a parlare di sostenibilità torna nel proprio territorio formato, l'ha fatto in una maniera molto semplice, molto piacevole, leggera appunto come dicevo, ma è questo il percorso che dobbiamo portare avanti. Ne parlavo ieri sera con Sebastiano, notiamo in questo territorio verso i nostri temi, verso le nostre linee guida un'attenzione particolare e immediata, c'è stata una grande fiducia diciamo nelle cose che andiamo a raccontare, credo che questo sia un bel segnale, è l'inizio, il percorso è lungo ma di sicuro non ci fermeremo. Grazie al dottor Luciano Ventura per il suo prezioso intervento. Io mi aggancio al suo ragionamento anche per introdurre il dottor Enrico Bottiglieri, presidente della Confesercenti e consigliere della Camera di Commercio di Salerno. Spesso quando si parla di ambiente e di sostenibilità qualcuno pensa che non si può generare economia. Lei che rappresenta un po' la voce economica di questo tavolo, cerchiamo di sfatare questo mito. Sì, molto grazie per l'invito che mi ha fatto molto piacere, perché è in linea con quello che sono i programmi della nostra associazione imprenditoriale. Noi stiamo facendo da molto tempo un lavoro intenso per portare in una stessa direzione sport, natura, ambiente e turismo. Non a caso la primavera scorsa, proprio anche qui partimmo dalla Costiana Fitano, che chiaramente non ci muoveva tutto il territorio, arrivamo pure a Camerota, abbiamo portato 35 presidenti di associazione del CAI, più degli esperti e delle agenzie specializzate nel turismo all'aria aperta, facemmo un bellissimo percorso, poi abbiamo fatto gli altri percorsi interni e qui e noi continuiamo, non a caso fra non molto, credo, le date a volte mi sfuggono, ma credo entro il 10 ottobre avremo una di queste al tour con dei buyer tedeschi, una parte dei quali sono interessati, più che altro loro sono interessati molto al cicloturismo. Dov'è il lavoro che dobbiamo fare importante? Al grezzo abbiamo tutto, diciamo, per passarmi la parola grezzo, qui c'è tutto, c'è la natura, ci sono i percorsi dell'ambiente, dobbiamo riuscire a rendere tutto questo fruibile in maniera più semplice, dobbiamo incominciare a lavorare di più sulla segnaletica, dobbiamo incominciare a lavorare di più sulla pulizia e sulla manutenzione di questi percorsi, perché il turista straniero appassionato di cicloturismo oppure di trekking, quello che si fa, risente molto della difficoltà a volte di individuare un percorso, di capirlo, di muoversi, e allora quello è un discorso molto, molto attento. E un'altra cosa che dobbiamo sfatare, lo dico da imprenditore, non è un turismo povero questo qui, non andiamo con l'idea che chi fa il turismo, il trekking o il cicloturismo sia un turismo povero. Quando i tedeschi si muovono col cicloturismo di solito non vengono in bicicletta, ci sta un camion attrezzato officina che porta le loro biciclette, che molto spesso questi signori si portano in camera da letto perché sono biciclette che costruiscono un occhio della fronte a cui sono più affezionati che ai loro figli, e arrivano con le loro macchine, e per cui sono tutte cose che non dobbiamo sottovalutarle, un po' come un tempo quando si vedeva un campeggiatore, uno con un ma quello lì non è vero, quello era un turismo che anticipava alcune cose, per cui questo turismo dobbiamo molto spingere, come dobbiamo spingere il turismo diciamo delle coste, della parte interna della nostra zona. Io sono un appassionato di questo, io sono il Cilento, lo adoro, adoro tutta la provincia di Salerno, non solo il Cilento, io credo sono una delle poche persone che fa la villeggiatura a Ferragosto, a Panormo, sul Monte Panormo, uno dei posti più belli della nostra provincia, dove, e vi assicuro che Cortina d'Ampezzo, che io conosco bene, non è più bella come bosco di questo, l'interno, quando vengo a Camerota non a caso io dormo a Licusati, è un posto piacevolissimo, che ha dei percorsi a piedi che sono bellissimi. Sono queste cose qua su cui dobbiamo lavorare, uniti però poi al discorso dell'enogastronomia. Quest'anno ci sono tanti, per più tanti di queste feste, cantine aperte, cioè noi siamo cercati di fare qualcosa in quest'ordine, però in maniera, noi abbiamo il compito di farlo più che altro non parlando al grande pubblico, ma parlando ai buyer e parlando agli operatori. Per cui stiamo cercando di fare anche un discorso con le cantine, però riservando il discorso, faremo dopo,
dopo Verona, riservando il discorso agli operatori del settore e riuscendo a creare anche qui un circuito dei vini e un circuito degli oli, che sono le due cose più importanti, che danno più senso della nostra terra, insomma, perché c'è una verità, quando ci arriva qua la prima cosa che ci viene da pensare, non so, è alla Bisciottana, al nostro olio, che è un olio straordinario, e oggi incominciamo a poter dire anche al nostro vino, che è un vino degno di tutti rispetto, però in particolare il nostro olio è qualcosa che ci deve servire come apripista per questi discorsi. Dobbiamo non dimenticare, finisco il discorso della mostra internazionale di Milano che partirà fra poco, abbiamo già avuto, onestamente stiamo preparando tutto un discorso, abbiamo già avuto delle richieste dei buyer cinesi che ci chiedono di venire sul territorio per poter visitare alcuni luoghi di produzione. Loro ci chiedono olio, pasta, pomodoro, tutti i prodotti tipici nostri, un po' meno il vino in quel caso là, però ci chiedono molto per poter venire a visitare, perché vogliono vedere di persona che cosa produciamo, come lo produciamo e dove lo produciamo, e se è vero che il nostro prodotto, che è anche ottimo, viene anche realizzato nelle maniere in cui noi sempre diciamo. Sono cose che sono importanti da seguire, perché? Perché sono quelle che danno un taglio diverso al turismo normale, ed è quella la maniera, come diceva all'inizio il sindaco, è l'unica maniera che noi abbiamo per allungare la stagione turistica, che è un po' il problema di base delle nostre terre. Io scherzo, perché siamo tutti amici con Ciro o con gli altri, perché magari mi arrabbio, Ciro hai aperto presto, hai chiuso presto, quello sta smontando, lo sta prendendo, perché il mio sogno sarebbe, prima di farmi completamente vecchio, poter venire qua a fine ottobre e trovare ancora il paese in piena attività turistica, e ci possiamo riuscire, ci dobbiamo e ci possiamo riuscire, perché per i nostri imprenditori è importante, perché chi investe non può pensare di realizzare l'utile del suo investimento in 3 mesi. Io parlavo con un grosso imprenditore di Palinuro che ha 2 o 3 alberghi, un villaggio turistico, si discutava, è andato bene, certo disse, guarda, ma se facciamo bene i conti, se tu vedi che il capitale che ci hai investito, probabilmente se non riesci ad allungare la stagione turistica ti converrebbe vendere tutte cose e comprarti botto e guadagni di più. Insomma, e quello lì è il nostro discorso, dobbiamo fare in maniera tale che i nostri imprenditori, quando investono, sanno di poter contare su un periodo di frutto, su un periodo in cui riescono a sfruttare la loro struttura degno del nome, cioè che dia realmente la possibilità di fare quel famoso profitto, che sembra una cattiva parola, ma che per noi imprenditori è la base del nostro lavoro, quel famoso profitto in maniera corretta e in maniera intelligente. Grazie per l'invito e sono sicuro che andremo avanti bene. Grazie al dottor Bottiglieri per il suo intervento. Del resto diceva una cosa importantissima, e la peculiarità del Cilento è proprio questa, la capacità di poter abbracciare tanti ambiti e di sfruttare, perdonatemi il termine, sfruttare forse brutto, valorizzare tanti tanti aspetti. Io vorrei introdurre adesso l'intervento del consigliere del comune di Camerota, delegato all'ambiente, Ciro Troccoli, per capire in che modo Camerota si sta aprendo verso lo sport, questo nuovo modo di fare turismo. Andiamo più nel dettaglio. Grazie Antonio, io approfitto anche per ringraziare Antonio Volo, perché insomma raccoglie sempre volentieri gli inviti del comune di Camerota, in particolare è sempre presente quando si è chiamati a discutere. Poi lui è un giornalista, peraltro un giovane giornalista, che racconta e ci racconta spesso le vicende del Cilento, che come tutti i territori sono fatti di luce e ombre, ma sempre con lo spirito da cilentano, è uno spirito buono di poter vedere il proprio territorio sempre primeggiare, o come dire, avere questa ambizione. E ringrazio naturalmente anche il Corpo Forestale dello Stato, il dottor Russo, funzionario della Compagnia di Palo della Lucana, il comandante Gonzalvo della stazione San Giovanni a Piro, perché la Forestale, lo dico adesso così da delegato all'ambiente, con la Forestale si condividono sfide quotidiane rispetto a un territorio che è fortunatamente per tanti aspetti ancora vergine e, diciamo così, protetto da tanti problemi che invece colgono e che rappresentano in negativo la nostra regione, la Campania, e che grazie anche all'impegno quotidiano delle forze dell'ordine ci sentiamo, come dire, protetti, non solo perché siamo in un'area protetta, ma perché sono uomini e persone che lavorano verso questo obiettivo tutti i giorni. Un ringraziamento è doveroso anche all'ufficio turistico La Perla del Cilento, che ha con noi coordinato
i lavori organizzativi che hanno come dire, preceduto questi giorni di intenso lavoro. Vedo in sala il presidente dell'istituzione, il dottor Raffaele Esposito, il vicepresidente Vincenzo Siani. Un ringraziamento ai media partner che sono Cilento TV e Radio Castelluccio, ed anche all'amico Gioacchino Cavaliere che con i suoi reportage fotografici consente di immortalare i momenti più belli di tutte le iniziative. I ringraziamenti anche al rappresentante dell'Uncipesca, dei pescatori, vedo rappresentanti delle associazioni, il dottor Carlo Giuliani, abbiamo come dire, salutato prima per le iniziative legate allo sport, agli sport di corsa, che sono sport per eccellenza all'aria aperta. Poi c'è insomma Gennaro Attanasio, Cilento a Vela, Apnea Porti in Freschi con Giancarlo Infante, insomma anche persone che dopo magari, come avevamo preannunciato il sindaco, interverranno per dire qualcosa su quelle che sono il loro impegno a 365 giorni all'anno, impegno che noi ci proponiamo di valorizzare attraverso, come dicevi tu Antonio, questa 4 giorni, che io sono sempre molto realista, non ha l'ambizione di individuare tutte le soluzioni rispetto al tema della destagionalizzazione, ma certamente sì di mettere dei punti fermi sui nostri obiettivi. Allora, io voglio partire da una cosa molto bella che è stata detta dall'ufficio stampa, è stata un po' così lanciata dall'ufficio stampa dell'iniziativa in questi giorni, e ha parlato di un sud inaspettato. Guardate, io credo che questo sia un punto centrale di tutto il ragionamento, perché noi la dobbiamo smettere di ritenere di essere dei privilegiati perché pensiamo di poterci limitare a lamentarci, o di porre gli obiettivi di destagionalizzazione ritenendo che questo sia delegato ad altri, dover ritrovare delle soluzioni. Noi qui, da Camerota e dal Cilento, dobbiamo provare a fare uno sforzo e dobbiamo provare a essere proprio quel sud inaspettato che dice: noi vogliamo individuare delle soluzioni, noi vogliamo provare a fare qualcosa per proporci, come diceva l'amico presidente Enrico Bottiglieri, sui mercati turistici nazionali ed internazionali, anche con quel pizzico di sana arroganza, consentitemi questo termine, che possiamo permetterci di avere ritenendo e sapendo ed essendo consapevoli che abbiamo un territorio che dal punto di vista delle bellezze naturalistiche non è secondo a nessuno. Però chi lo abita deve fare qualcosa per ragionare su questa parola così sempre molto evocata, la valorizzazione. Allora noi da Camerota, con l'amministrazione, con l'aiuto determinante di Lega Ambiente, che da questo punto di vista ci ha seguito e ci ha accompagnato, noi stiamo cercando di lanciare una proposta, che è quella degli sport in natura, che è quella di intercettare dei flussi turistici interessanti. Io voglio anche dire una cosa, non è che si debba partire da zero, perché negli ultimi anni dei flussi interessanti, soprattutto a settembre, iniziano ad affacciarsi sul nostro territorio. Vuoi perché magari a settembre la bassa stagione consente come dire, di accedere al diritto, io quello che chiamo diritto alla vacanza, con dei prezzi più accessibili e sostenibili. Vuoi perché c'è uno sforzo da parte delle imprese private turistiche di mettere in campo dei pacchetti competitivi. Vuoi perché il Cilento, e dico in questo caso anche Camerota, anche per l'anno scorso è stato la seconda località in Campania per presenze turistiche, quindi con tutti i nostri problemi, con tutti i nostri limiti, noi restiamo una località che ha grande appeal. Ora, perché, diceva bene Enrico prima, dobbiamo interrogarci non solo sui numeri ma sulla qualità? Perché attraverso gli sport in natura, attraverso l'apnea, il ciclismo, la vela, la corsa e tanti altri sport all'aria aperta, vedevo prima il mio amico Enzo Colarusso che sta proponendo questa nuova pratica, l'orienteering, ecco, sono tutte forme di turismo, tutte forme di accesso dei flussi turistici che possono intervenire sul tema della qualità, perché è evidente che una località che ha circa 1 milione di presenze non possiamo immaginare di avere un 99,9% di altissima qualità, ma dobbiamo cercare di rafforzare dei segmenti. Come possiamo farlo? Mettendo lo sport, partendo da Festambiente, che io chiamo una grande scommessa, e convincendoci tutti che la piattaforma strategica dalla quale far ripartire e rilanciare il nostro turismo può essere quella degli sport nel parco, dell'ambiente, del turismo in natura, del trekking, delle passeggiate, cioè mettere a disposizione di questi flussi turistici le opportunità. Si parlava dell'arrampicata, il sindaco sta facendo un grandissimo lavoro, il sindaco Antonio Romano, sui temi dell'arrampicata e gli sport in montagna.
chiaramente partendo così anche dall'idea che noi abbiamo delle associazioni, sono veramente bravissimi questi ragazzi, perché hanno avuto delle visioni che noi oggi vogliamo riconoscerli attraverso Festa Ambiente. Cioè, questa non è la festa dell'amministrazione o di alcune persone che si sono impegnate o solo di Legambiente. Questa deve essere la festa di tutte quelle persone che 365 giorni all'anno si adoperano, sottraendo anche del tempo alle proprie cose, per investire in questi sport in natura. Noi li vogliamo festeggiare, omaggiare, celebrare, per dire: ecco, probabilmente avete avuto una visione che oggi anche la politica, con tutti i limiti che vogliamo riconoscere alla politica, a volte forse anche un po' per comodità, no? Dice: vabbè, se non sappiamo a chi dare la colpa, la diamo ai politici, così almeno ci laviamo la coscienza. Invece no, vogliamo noi con il nostro sforzo dire a queste persone: avete avuto la giusta visione, noi vogliamo seguirvi dietro questi aspetti. Chi ha potuto leggere il programma della Quattro Giorni, Antonio mi chiedeva come fare, ecco, noi abbiamo voluto dividere insieme alle Legambiente in alcuni giorni sport di mare, apnea, vela, canoa, con questo percorso verso la più bella d'Italia, anche se avremmo dovuto scrivere verso le più belle d'Italia, visto che quest'anno ce ne sta un'altra. E voi sapete che poi noi siamo stati squalificati dalle Legambiente, non possiamo partecipare per i prossimi 5 anni, e quindi questo per il momento ci fermiamo qua. Sì, per manifesta superiorità siamo stati esclusi dai prossimi concorsi, però battute a parte, ecco, questo è per dire che in questi 4 giorni parleremo, ci confronteremo per capire come questi segmenti, oltre il mare, oltre l'estate, possano portare flussi turistici in questo territorio. Allora, quale deve essere la nostra vocazione? Quale deve essere il nostro obiettivo? Lavorare insieme alle associazioni, insieme agli uomini del mare e della montagna, per costruire e mettere a loro disposizione le giuste condizioni per far sì che questi flussi possano arrivare. C'è un ottimo rapporto, un'ottima sinergia con gli operatori del turismo, vedevo in sala prima il presidente del consorzio, ingegnere Volpe, che saluto, con i quali insomma abbiamo deciso di fare questo percorso. Allora, possiamo crederci, dobbiamo crederci, diceva Enrico Bottiglieri, e io credo non abbiamo neanche più tante scuse, perché da questo punto di vista oggi abbiamo anche chi dall'esterno ci sta aiutando, perché guardate la visibilità che noi abbiamo avuto grazie alla collaborazione con Legambiente, una visibilità che non c'è mai stata. Ora però, lo dicevamo ieri sera insieme a Sebastiano e Luciano, bisogna capire come gestire i grandi flussi turistici che attraverso questa visibilità noi ci dobbiamo preparare ad accogliere. Come fare? Ecco, questo è un ragionamento che non può essere delegato soltanto alla parte pubblica, agli attori pubblici, ma deve vedere in primo piano, in prima diciamo, fila, a ragionare gli attori privati. Noi da questo punto di vista Festa Ambiente secondo me rappresenta un po' tutto questo, rappresenta un po' l'idea, la voglia e l'ambizione di tornare grandi, di avere un ruolo da protagonisti nel territorio e soprattutto di poter finalmente dire che non solo è bello vivere in Italia, come dice lo slogan di Legambiente quest'anno, ma è bello venire nel Cilento perché è uno dei posti più belli del mondo. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Ciro Troccoli. C'è un dato importante, infatti, che noi non partiamo da zero, perché voi avete delle esperienze positive dal podismo al campionato di apnea. In questi giorni a Castellabate, come ti raccontavo, quando tu mi hai invitato e ti ho chiesto l'orario della conferenza perché altrimenti non sarei potuto venire, si sta svolgendo un torneo di pallanuoto internazionale a mare, si è svolto una finale della Coppa LEN che ha portato 16 nazioni europee, quindi quando si parla poi di portare i turisti, attirare questi flussi stranieri, questi eventi hanno anche questa funzione, perché sono arrivati gli atleti ma insieme a loro i delegati, i familiari, e di conseguenza si crea un indotto. Prima di fare le conclusioni insieme al presidente di Vivi Italia, Sebastiano Venneri, io voglio sfruttare l'assist di Ciro per chiamare il presidente dell'istituzione La Perla del Cilento, il dottor Raffaele Esposito, per un suo contributo, così come i presidenti delle altre associazioni sportive del territorio. Io ho qui Gennaro Attanasio del Cilento a Vela e Giancarlo Infante dell'associazione Apnea Porto Infreschi per portare le loro testimonianze, i loro contributi. Poi magari se ci sono anche Carlo Giuliani, magari se si avvicinano al nostro tavolo, così ci portano il loro contributo. Grazie per l'invito, un saluto a tutti gli intervenuti. Niente, volevo dire a Sebastiano, che è mio amico, che è stato anche toccato l'argomento. Arriva Legambiente, trova le porte spalancate, anzi di più. Noi crediamo in una svolta che riguarda il turismo sostenibile, abbiamo parlato tante volte anche a Roma.
e trova terreno fertile. Oggi c'è, gli attori sono loro, i presenti l'abbiamo rimarcato in sala, ci sono attività consolidate che con sforzi anche personali, cioè di tutti i giorni, i veri attori che destagionalizzano sono lì, sono gli eroi, sono in sala, noi ce li abbiamo. Abbiamo gli amici della vela che stanno lì a fare manutenzione alle proprie barche, a offrire servizi in bassa stagione, all'apnea, i villaggi, perché oggi fare impresa è un'impresa, lo diceva il presidente Enrico Bottiglieri, destagionalizzare oggi ha un costo, quindi noi dobbiamo aiutare le imprese e anche questo legamento sicuramente ci darà una mano per destagionalizzare, perché rimanere aperti con le proprie attività, e lo dico anche da imprenditore, è difficilissimo nei paesi, in alcuni posti. Noi abbiamo il vantaggio di avere tantissime eccellenze nel comune di Camerota e sarebbe un delitto non sfruttarle. Col sindaco, con l'istituzione, con gli amici amministratori stiamo proprio puntando a questo. Facciamo capire che possiamo fare ospitalità extra-alberghiera in tanti mesi durante l'anno, ospitalità extra-alberghiera, perché quella sana, quella controllata, perché le case, i bed and breakfast sono aperti tutto l'anno, quindi abbiamo anche la possibilità di fare ospitalità diffusa. Quindi abbiamo tantissime altre cose da portare concretamente al tavolo di confronto, per cui questo è un tavolo di confronto che ci stiamo confrontando quotidianamente. Abbiamo avuto questi riconoscimenti bellissimi, importantissimi, quel brand, come diceva anche l'amico Ciro, non più la spiaggia più bella d'Italia, ma le spiagge più belle d'Italia, che se sono le spiagge più belle d'Italia, evidentemente sono anche le spiagge più belle del Mediterraneo. Quindi le eccellenze le abbiamo, qui si mangia cilentano, la proposizione di un'enogastronomia importante, siamo nella patria della dieta mediterranea, come anche è stato accennato precedentemente, l'ha detto il sindaco giustamente, l'anno prossimo ci sarà Expo 2015 a Milano, vediamo chi saranno eventualmente i protagonisti diciamo, di questo salone dedicato all'enogastronomia. Quindi solamente un grosso in bocca al lupo per questa iniziativa che stiamo affrontando insieme e che deve portare il Cilento e quindi anche soprattutto il mio comune Camerota negli ambiti giusti, gli ambiti dell'eccellenza e della perla del Cilento. Grazie. Grazie a Raffaele Esposito, chiamerei quindi i veri attori, i veri protagonisti, come mi suggeriva anche appunto il dottor Esposito, i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio che con il loro lavoro quotidiano si impegnano affinché anche attraverso lo sport si possa valorizzare il territorio. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io sono Giancarlo Infante, sono il presidente di Apnea Porto in Fresco. Diciamo che più che presidente di questa associazione sono un istruttore Apnea Academy, l'unico in tutta la provincia di Salerno. Apnea Academy è proprio la scuola a livello di ricerca e sviluppo per l'apnea subacquea a livello mondiale. Non so se conoscete, è stata fondata da Umberto Pellizzari, campione mondiale, che ha battuto diversi record in tutte le specialità dell'apnea. Noi abbiamo fatto anche diversi stage qui negli anni scorsi, sia con Umberto, quest'anno non è potuto venire perché aveva altri impegni, sia con un altro importante apneista, Davide Carrera, che è stato qui a giugno, dove si è allenato anche per poi fare il proprio record di 98 metri a Salina, quindi una grande soddisfazione anche da parte mia che ho fatto assistenza. Niente, con questa associazione noi, come dice il sindaco, l'assessore e tutti gli altri, serve proprio per destagionalizzare il turismo, proprio mi ha fatto riflettere il fatto che parlava della passione, una persona si muove proprio in base alla passione, quindi se fa una vacanza e deve prendersi delle ferie magari in un periodo di maggio, giugno, aprile, settembre, ottobre, magari se le prende perché va a fare qualcosa che gli piace, mentre magari in luglio, agosto è obbligato magari dalle aziende che vanno in ferie e tutto il resto, quindi voglio dire, queste attività io penso siano abbastanza importanti per portare turismo di qualità, perché comunque la maggior parte di chi svolge queste attività poi sono, guarda caso, persone del bene, non so se è un caso, però voglio dire, tutte persone che oltre a rispettare la natura rispettano il proprio fisico, no? Nel senso che
conducono una vita molto sana, naturale, stanno molto dietro all'alimentazione, quindi anche sulla parte dell'enogastronomia qui si sono trovati benissimo. Pensate che a noi con il Giro d'Italia in Apnea, che è questo circuito di Apnea Academy, abbiamo portato 150 atleti e altrettanti 70-80 accompagnatori, però io penso che non sia solo quello la pubblicità, cioè le persone che vengono qua, e pubblicità anche queste persone che vanno nelle loro regioni, no? Queste sono venute tante regioni dal nord, Emilia, Lombardia, Veneto, Trentino, da tutto il nord, quando loro girano in piscina con le magliette nostre, appena porto in freschi, Marina di Camerota, voglio dire, un passaparola, e quindi voglio dire, tante persone conoscono questo luogo anche perché sono venute in queste circostanze. Poi quest'anno abbiamo avuto un grande riconoscimento da parte degli Apnea Academy come centro internazionale di apnea, come Official Training Center di Apnea Academy, che siamo noi a Santa Teresa, all'Isola d'Elba, che è la nuova piscina che hanno costruito a Montegrotto, una piscina termale di 40 metri di profondità, la piscina più profonda al mondo. E quindi voglio dire, con queste acque che abbiamo, di solito tra i 30 e i 40 metri di visibilità, voglio dire, siamo a livello di Sharm, anche se a me piace più qua, voglio dire, sono stato a Sharm, onestamente un mare un po' come un mare che trovi tutti i giorni, no? Vedi sempre gli stessi pesci, gli stessi colori, il riff che scende, è tipo acquario, invece qui il mare, voglio dire, pure che non vedi niente, non fa niente, magari il giorno dopo vedi qualcosa che ti emoziona di più di quello che è un mare uguale, statico. Questo è il mio... Buongiorno a tutti e grazie agli amici Ciro e Antonio per l'invito che ogni anno ci fate. Niente, io parto subito dallo slogan che mi sembra quello della giornata, che non si parte da zero. Come si può partire da zero in un posto che c'ha tutto? C'ha turismo, c'ha mare, c'ha montagna, c'ha associazioni che lavorano tutto l'anno. Ecco, quello che ci tengo a dire subito è che io da oggi, 18 settembre, ho fatto 10-15 giorni lavorativi facendo charter, e la maggior parte sono persone che sono tornate dopo che hanno visitato il Cilento già nel mese di luglio e agosto. Ecco, la promessa mi dice: no, a gennaio noi vogliamo tornare anche a settembre, ottobre, e infatti sono tornati. Hanno potuto di nuovo visitare, forse con più calma e più, diciamo, più tranquillità, il Cilento. Allora, il percorso che abbiamo fatto con Giancarlo è un po' simile, a parte che ci conosciamo dall'asilo, ma siamo stati fuori per studio, per esperienze e cose varie, e siamo tornati a Marina, nel Cilento, a svolgere le nostre passioni, che poi sono diventate un lavoro. Ecco, la mia ambizione, il mio sogno è quello di vedere tutti i ragazzi del territorio che sono andati a formarsi fuori, o a lavorare, o a studiare, che un giorno possano tornare qui in Cilento, perché appunto abbiamo tanto e lo dobbiamo fare, quindi lo dobbiamo sruttare. Destagionalizzazione, ecco, questa è una battaglia personale che voglio portare avanti, a rischio di tante cose. Io sto al Flamingo, degli amici, e a maggio già facevamo presentazioni per varie cose, siamo quasi ad ottobre, sono ancora aperti, sono in piena attività, come tante strutture del territorio. Ci stanno strutture che fanno tipo il Bye Bye Summer il 20 di agosto e il 24 d'agosto. Ecco, la prossima volta spero che quando vanno a fare l'inizio attività, adesso non so se in regione, in provincia o il comune, il mese di luglio saranno le istituzioni a dire: fai una cosa, il Bye Bye Summer fallo il primo di luglio, chiudi la tua attività e vattene fuori, perché a noi queste cose non ci servono a niente, ci servono persone che hanno voglia di valorizzare il territorio 380.000 giorni l'anno, non 365. Quindi ben accetti chi viene qua e vuole far valorizzare il proprio territorio e se lo sente col cuore di portarlo avanti. Noi, come dicevamo prima, facciamo tanti sacrifici, ma lo facciamo con la speranza che questo posto, se adesso non si parte da zero, tra 10 anni si parte da 1 milione di cose già fatte e 1 milione di cose ancora da fare. Scusate l'emozione, grazie, passo la parola a Carlo. Buongiorno, sono Carlo Giuliani, presidente dell'ASD Running Club Atletica Camerota. Ringrazio l'amministrazione che ci ha invitato, in particolare Ciro Troccoli, a questo incontro.
Noi ci siamo costituiti circa 4 anni fa, sembrerà strano, ma anche il sottoscritto si è avvicinato allo sport per problemi di peso, oggi non si direbbe. Ci siamo costituiti 4 anni fa, in soli 4 anni possiamo con orgoglio dire che abbiamo partecipato ad una serie di eventi a livello nazionale, cito solo qualche maratona, Firenze, Roma, piuttosto che i campionati a Cosenza, i campionati regionali a Napoli, Salerno su pista, quindi indoor, outdoor, portando da una realtà che conta come podisti oggi 25 atleti, qualcosa come in 4 anni 30 medaglie, di cui una decina d'oro, le restanti tra argento e bronzo. Perché dico questo? Perché ne parlavo qualche giorno fa con il presidente del NAIA, della FIDAL Campania. Noi oggi abbiamo una palestra all'aria aperta. Paradossalmente, nonostante i tanti centri che insistono sulle città più importanti, parlo di Salerno, Napoli, si è portati e si raggiungono risultati migliori in posti dove magari le infrastrutture non brillano, ma grazie alla natura e all'attenzione che dobbiamo avere sempre più chiaramente per la natura, si riescono ad ottenere risultati ottimi. Ultimamente abbiamo organizzato, parliamo di pochi giorni fa, con il contributo, mi fa piacere ricordarlo, dell'amministrazione, di Ciro, della Polizia Municipale, la Camerota Lae, giunta alla 3ª edizione, siamo riusciti ad ospitare circa 200 e più atleti con relativi familiari. Abbiamo avuto ospite il campione del mondo della 100 km Giorgio Calcaterra, che ci ha voluto onorare della sua presenza, un segnale in più rispetto all'attenzione che il Cilento ha e deve avere. Ringrazio Raffaele, il presidente della Valle del Cilento, prima ci definiva eroi un po' troppo, però senz'altro persone che, mosse dalla passione ma attraverso il sacrificio quotidiano, si preoccupano di rendere fruibile attraverso lo sport un territorio che amano. Questa occasione serve anche per fare un punto su qualche elemento che poi deve essere curato per programmare. Io mi soffermerei su 2 in particolare. Il primo, esistono le associazioni, dicevate bene prima voi, gli attori in primis, ci sono le istituzioni, gli enti che ci sono vicini. Cominciamo a ragionare sul 2015, sul 2016, cominciamo a calendarizzare gli eventi, incontriamoci tutti quanti, un tavolo di lavoro per proporre già da novembre, dicembre, quelli che sono gli eventi per la stagione prossima. E qui arrivo al secondo punto, ci deve essere, senz'altro ci sarà, la presenza dei rappresentanti degli operatori turistici, mi rivolgo all'ingegnere Volpe. Cerchiamo di confezionare un pacchetto appetibile in modo che turisti che amano lo sport, turisti che amano vivere lo sport in simbiosi col territorio, possano già da novembre, dicembre, intercettandoci attraverso un sito piuttosto che qualche fiera, avere già idea di quello che il Cilento sa proporre. Le energie ci sono, io sono convinto che bisogna solo creare il giusto sistema, le giuste sinergie tra le anime messe in campo per rendere sempre più il Cilento appetibile. Grazie. Solo un'altra cosa, domani ci sarà un apnista, una figlia d'arte, no? Patrizia Maiorca, storico Enzo Maiorca, colui che ha sconvolto la medicina a livello mondiale, no? Diceva che a 50 metri si doveva implodere. E quindi faremo delle uscite questo laboratorio di apnea. Chi vuole partecipare può partecipare. L'apnea è per tutti, dagli 8 agli 80 anni, quindi voglio dire anche le forze dell'ordine, voglio dire. Chiunque deve poter saper scendere a 3 metri di profondità senza farsi male una membrana timpanica, no? Un orologio che cade, qualsiasi cosa, penso che sia una cosa utile a tutti. E poi è gratuito, voglio dire.
Allora Giancarlo, 9:30 abbiamo, diciamo, 9:30 all'ufficio turismo. Perfetto, sì, è gratuito, io partecipo a tuo rischio e pericolo, quindi va bene. Okay. Quello volevo dire, anche tu quindi parteciperai al laboratorio di apnea. Perfetto, saremo lì a vederti e a controllare che anche tu vada effettivamente in apnea e non faccia solo una finta. Chiedo al dottor Venere di Sebastiano ancora qualche minuto prima di arrivare alle conclusioni e saluterei anche la dottoressa Maria Cosentino, presidente dell'Associazione dei Commercianti Quattro Torri, magari se ci raggiunge per parlare di un progetto importante che partirà da qui a breve, così come anche l'ingegnere Giuseppe Volpe del Consorzio Turistico del Cilento, sempre per poi collegarci a quel discorso economico, alla rete dell'imprenditoria e dei privati, in che modo possono muoversi in questo ambito, in questo settore, ovviamente per sostenere le associazioni. Abbiamo ascoltato gli attori e la parte pubblica con il Comune di Camerota, Legambiente e Vivi l'Italia. Mi dice Giro di questo percorso Calabianca, adesso sta arrivando la dottoressa Cosentino, così ci spiega lei in cosa consiste. Buongiorno e benvenuta. Grazie a tutti e grazie per l'invito. Mi scuso, le mie condizioni di salute non sono al massimo, sono anche impreparato perché mi sento un po' sorpresa della cosa. Immagino che si riferisca un po' a questa voglia di riprendersi il territorio, a questo senso di appartenenza che dobbiamo iniziare un po' a sentire, l'abbiamo sempre sentito, purtroppo spesso ci mancano gli strumenti o spesso ci manca il coraggio, però diciamo che insieme con dei piccoli virtuosismi, con dei piccoli impegni si può fare. Il momento a livello nazionale, a livello mondiale è un po' noto a tutti e delle volte bisogna un attimino andare a trovare in questi momenti neri quelle piccole scintille e noi nel nostro piccolo, nella nostra associazione commercianti abbiamo voluto un attimino guardare ad oltranza e abbiamo ben colto gli interventi che Legambiente ultimamente pone sul nostro territorio, grazie anche al dottor Troccoli e all'amministrazione, però diciamo che Ciro con questa esperienza amministrativa ha fatto del fattore ecologico un fattore di punta e su questo gli diamo pienamente atto, anche perché può essere il momento di svolta per tutti quanti noi. Abbiamo iniziato un po' per gioco così dal piccolo e all'interno della nostra associazione, partendo proprio dal discorso di Calabianca, si è voluto cogliere uno spunto diverso che andava pienamente a braccetto con l'ecologico, con l'ambientale, però poteva essere un po' da stimolo per noi, per questa categoria del commercio che in questo momento comunque è un po' in bilico, al che giocando iniziando a fare poi anche le cose serie abbiamo preso un po' spunto dai bambini e abbiamo voluto iniziare a trasformare quelle che erano gli elementi che la natura ci metteva a disposizione e che gli enti potevano strutturare andandone a carpire quello che poteva essere una motivazione che spingesse la categoria tutta a cercare oltre. Anche nel piccolo ci siamo un po' messi insieme e all'interno dell'associazione Quattro Torri sono emerse nell'ultimo anno una serie di eccellenze potrebbe essere una parola grande, però noi le reputiamo eccellenze proprio perché abbiamo questo senso di orgoglio della nostra terra e da qualche tempo io nello specifico mi sono cimentata nei gioielli dedicati a Calabianca, ma nel gioiello dove la preziosità è diversa, non è una preziosità materica, e la preziosità proprio dei colori, della natura, del voler trasmettere un'emozione, e la sfida era proprio attraverso un elemento materiale, un gioiello che generalmente trasmette una sensazione di vanità, doveva per me essere un motivo, scusatemi, di orgoglio, ma doveva essere per l'utente un messaggio promozionale, un messaggio ambientale, e nel piccolo, come tutte le cose, ci stiamo riuscendo. Insieme a me ho con me una serie di operatori che si sono cimentati anche loro e da un po' di tempo abbiamo Bici Moretti che ha il tour di Calabianca che è un giro in biciclette, abbiamo anche portato in Rai la Lagana di Calabianca che è un esperimento gastronomico, abbiamo con Cosentino il fornaio la pizza Calabianca, abbiamo un cestino di prodotti tipici destinato alla spasella Calabianca perché la spasella prende un po' termine da un contenitore che siamo riusciti un attimino a forgiare qua, c'è stato il sandalo Calabianca,
abbiamo tra le altre il cuppo Calabianca, che rappresenta un po' questo senso di frettolosità. Diciamo che sono state stimolate una serie di fantasie, il nome ci ha dato certamente la facilità di operare, però nel piccolo c'è stata un po' questa ricerca continua di andare a trovare, oltre a quello che poteva essere un messaggio promozionale punto, qualcosa che potesse mettere in campo anche un po' le nostre capacità. E questi quattro giorni ringraziamo per l'invito, Lega Ambiente per tutto l'impegno che sta mettendo e speriamo che continui a profondere. Accompagneremo gli eventi con le nostre esposizioni in zona, in piazza Simon Bolivar, in modo da poter raccontare un po' a tutti voi, a tutti quelli che verranno a trovarci, questo esperimento. Ringrazio. Grazie a te per il tuo prezioso intervento. Nell'ultimo periodo con l'ingegnere Volpe ci siamo sentiti più per cose brutte, tra virgolette. Nonostante il periodo estivo si parlava di calamità naturali, purtroppo la pioggia, di viabilità, che sono un po' i disservizi che affliggono il nostro territorio, soprattutto la viabilità, che poi insomma ci impediscono di fruire e soprattutto creano disagio poi agli utenti che vogliono raggiungere il nostro territorio e a volte rinunciano proprio perché si devono affrontare una serie di disservizi. Però noi adesso parliamo di un messaggio positivo, come rilanciare il territorio dal punto di vista turistico, e quindi parliamo di cose belle e del ruolo che il consorzio turistico del Cilento può fare come attore principale in questo ambito. Sì, grazie Antonio, saluto un poco tutti. Volevo proprio come rappresentante dei consorzio turistici qui, il consorzio che raggruppa diciamo un po' di strutture qui a Camerota, volevo solo dare un dato proprio positivo, essere in tema di positività. Ormai possiamo quasi tracciare i bilanci di questa stagione turistica, anche se la destagionalizzazione sta cominciando a diventare una realtà, lo dicevo prima anche con Enrico Bottiglieri. Voglio solo fare un esempio: io ho due strutture che domani sono piene praticamente, il 18 e 19 settembre, è una cosa che non succedeva da tempo. Quest'estate, nonostante le pessime condizioni meteo che hanno caratterizzato il mese di luglio, chiude comunque in positivo per il turismo e per le strutture ricettive. Noi quando diciamo che chiudiamo in positivo, chiaramente parliamo sempre in termini di presenze e di fatturati, perché siamo una categoria imprenditoriale che fa economia, perché il turismo è un settore economico. È chiaro che dobbiamo fare ancora di più per spingere sulla destagionalizzazione. Per spingere sulla destagionalizzazione, secondo noi dobbiamo tipicizzare l'offerta turistica, evitare quindi quella globalizzazione, cioè evitare che il turista possa trovare a Camerota quello che riesce a trovare anche a Rimini o che so io in Sardegna, una globalizzazione che non paga più in termini di domanda turistica. La domanda è più orientata verso le tipicità dell'offerta in tutti i suoi aspetti. Quindi la tipicità dell'offerta può essere sicuramente quella di accoppiare le nostre grandissime risorse paesaggistico-ambientali, le attività degli sport all'aria aperta, e quindi questo pacchetto preparato in sinergia con le istituzioni, Legambiente, l'amministrazione comunale, può essere sicuramente veicolato verso una domanda anche più qualificata, perché no una domanda anche estera, e a questo punto poi mi dicono tutti quanti che io sempre faccio il solito discorso dell'aeroporto, ma c'è stata anche la bella notizia dell'aeroporto di Salerno inserito nello Sblocco Italia con un finanziamento corposo, Enrico, che ci fa ben sperare. Adesso dobbiamo realizzarlo, lo faremo, i soldi ci sono, dobbiamo realizzarlo brevemente. Noi siamo prontissimi a preparare, e sono d'accordo con quello che ha detto anche Carlo Giuliani prima, si programma nel mese di novembre massimo, anche perché i tour operator acquistano e fanno trattative entro il mese di novembre per la stagione successiva. Quindi calendarizzare gli eventi, soprattutto preparare dei pacchetti integrati di offerta, che anche grazie alla società Vivi l'Italia, che Sebastiano Veneri mi pare rappresenti qui, possono essere adeguati alle risorse che abbiamo e a queste iniziative fatte come quella di questi quattro giorni, che possono essere veicolate su una più vasta scala, inserite nei nostri siti internet in pacchetti appositi per produrre e determinare una vera destagionalizzazione. Il consorzio è prontissimo a fare questo, non aspettiamo che altro, perché noi qui con il clima e le condizioni meteo dobbiamo lavorare da aprile ad ottobre. Grazie.
grazie all'ingegnere Giuseppe Volpe. Le conclusioni le affidiamo al presidente di Vivi l'Italia, Sebastiano Venneri. Abbiamo visto che hai preso un bel po' di appunti, quindi sicuramente avrai tante cose da dirci. Qual è il messaggio che vogliamo lanciare da questi 4 giorni che si terranno ovviamente a Camerota a partire da oggi e poi entrando proprio nell'operatività del progetto con questa società di servizi Vivi l'Italia, che come accennava anche poi il presidente Volpe può supportare il comune e le associazioni con dei pacchetti ad hoc appositi per incentivare l'arrivo di turisti sul territorio? Grazie Antonio, grazie all'amministrazione comunale di Camerota ovviamente, che sta collaborando con noi in questa nuova impresa, in questa ultima nata delle iniziative di Lega Ambiente. Antonio mi coinvolgeva come presidente di Vivi l'Italia. Vivi l'Italia è una società di Lega Ambiente che si occupa di turismo ambientale, turismo sostenibile, e di affiancare, accompagnare amministrazioni comunali, enti pubblici, aree protette eccetera in un percorso di sostenibilità e di promozione nel mercato turistico. Quando si parla di turismo in questo momento non si può non partire dai dati negativi. Il dottor Volpe ha portato una nota d'ottimismo giustamente, ma guardate che il resto d'Italia piange in questo momento facendo i conti della stagione passata. Ci sono cifre che riguardano il turismo tradizionale balneare che parlano di meno 30% rispetto al 2013. Sono dati provvisori, ma sono dati inquietanti. Come sono inquietanti in generale, vi do solo 2 cifre, tanto per capire che cosa stiamo parlando. I dati che riportano il trend meno nel turismo tradizionale, le presenze nel cosiddetto turismo tradizionale sono diminuite tra il 2012 e il 2013 del 3,5%, che tradotto in fatturato significa quasi il 10% in meno, mentre il turismo ambientale propriamente detto è cresciuto dell'1,5%, che tradotto in fatturato significa più del 4%, per un totale di 101 milioni di presenze riconducibili al cosiddetto turismo ambientale, che fanno 11 miliardi fatturati. Io vi riporto brevemente queste cifre, ma insomma capite bene che voi siete all'interno di questo trend. Camerota, con quei dati in positivo, si può ascrivere tra quelle località che possono segnare un segno più, perché accostano al tema del turismo il tema della qualità ambientale, il tema della qualità di un territorio. E anche il marchio del parco. Qui siamo all'interno di un parco, il parco del Cilento, e dove si sperimentano iniziative, attività eccetera, che permettono di fruire al meglio un territorio. Molto spesso si pensa ai parchi come luoghi del divieto, come luoghi dei vincoli, come luoghi in cui non si possono fare alcune cose. Anche qui vi do solamente un esempio: il parco di Portofino detiene, qua ci sono gli amici apneisti che probabilmente lo conosceranno, perché il parco di Portofino ha il record di immersioni in Italia. Portofino si fanno tra le 60 e le 70.000 immersioni all'anno, significa che in quel luogo, che è un parco, che è un'area marina protetta, si fanno più cose di quante se ne possono fare qua. Quindi smontando praticamente quella che è la vulgata comune per cui all'interno di un parco si possono fare meno cose. No, all'interno di un parco, quando è ben gestito, quando è ben organizzato, di cose se ne possono fare e se ne devono fare di più. Ed è una fruizione che aiuta anche l'area protetta. È vero che fruire un'area protetta la violenta, no, fruire bene un'area protetta è un'occasione per tutelarla, per presidiarla, per impedire che qualcuno ci faccia delle cose dannose e così via. Ecco perché noi abbiamo voluto scommettere su delle
attività all'aria aperta, attività che avevano a che fare col tema dello sport, che praticano, che vivono il territorio, le escursioni, il trekking, le pareti di roccia, l'apnea, la canoa, anche iniziative che spesso, ricordava Luciano, magari entrano in contrasto, non tutti gli ambientalisti, spesso molti integralisti del nostro mondo guardano con sospetto chi va a fare palestra di roccia, perché magari disturba il nido del falco pescatore o perché va a incrociare, diciamo, temi e attività legate alla biodiversità. Per noi queste sono attività che hanno un valore forte e che sono importanti anche per due altre ragioni fondamentali che nell'incontro di oggi sono venute fuori con molta forza. Uno è che lo sport difficilmente si fa da soli. Lo sport è un'attività di gruppo, è un'attività che richiede la presenza di associazioni, pretende la presenza di associazioni, è più facile fare attività sportiva se si sta insieme e le associazioni oggi l'hanno testimoniato, quindi questo tipo di attività sono anche un fattore di coesione sociale, io penso. Non è un caso che la tradizione camerotana che abbiamo incrociato così bene il 21 di giugno in occasione di Camerota Suona, no? Cioè questa presenza di tante associazioni che facevano musica a Camerota, poi anche quando parli di sport, come dire, trovi tante associazioni che qui sul territorio fanno attività sportive, perché evidentemente c'è un elemento di coesione sociale in queste realtà che si esplica sia nell'attività della musica che nell'attività dello sport che nell'attività del tempo libero e quant'altro, e insomma stare insieme è sempre meglio che stare da soli, insomma, dico una banalità, però è una cosa che in qualche modo rinsalda il tessuto di una comunità ed è importante, insomma, quando stiamo parlando di piccole realtà. L'altro aspetto è legato all'elemento del benessere, cioè le attività all'aria aperta sono secondo me la porta d'ingresso principale nelle aree di pregio, nelle aree del parco, più ancora dei temi della biodiversità. Guardate, io penso che chi si avvicina ai parchi, alle aree protette, lo fa per un elemento quasi egoistico. Io faccio delle cose che fanno bene a me, corro, vado in canoa, nuoto, faccio, faccio delle cose che in qualche modo fanno bene al mio fisico. Questa è la prima porta d'ingresso all'interno di un parco, è la prima motivazione che spinge qualcuno ad andare a correre in un parco urbano o andare a fare una passeggiata sui sentieri del trekking del Cilento, insomma, più ancora che l'elemento di vedere la biodiversità o elementi naturalistici molto, molto esclusivi. Ecco, io quindi penso che questi due elementi, uno legato appunto al fattore di coesione sociale che promana dall'associazionismo sportivo, l'altro legato al benessere, alla salute, è quasi un'attività di prevenzione sanitaria, quella che chi, le comunità che producono sport e attività all'aria aperta, a loro volta diciamo, producono e fanno. Insomma, io penso che diciamo, queste iniziative creano anche territori più sani, comunità più sane da tutti i punti di vista, da un punto di vista di coesione sociale e anche da un punto di vista strettamente sanitario. Infine, dicevamo, questo territorio è la capitale della dieta mediterranea, anche oggi perché comincia, non a caso ci siamo legati alla Maracucciata, che è un'altra esperienza che vuole valorizzare le produzioni tipiche di questo territorio. Ora, l'obiettivo nostro quando abbiamo dato vita a questa iniziativa era segnare con forza un profilo nuovo per Camerota. Cioè, dottor Volpe diceva che la globalizzazione in qualche modo omogenizza i territori, no?
cioè è impensabile che anche questo Lido, per quanto bello, accogliente eccetera, possa scommettere solo ed esclusivamente sulla qualità del mare e sulla presenza del sole, se vuole in qualche modo affermarsi sul panorama turistico. Ha dalla sua la forza della tipicità e irriproducibilità di un territorio come quello del Cilento. Questa è la scommessa che rende unico questo territorio, non il sole e il mare, quello lo rende simile, ahimè, a tante altre località, forse anche più accoglienti e meno costose, per capirci, di Camerota, ma quello che fa di questo Lido, di questo territorio, un posto unico al mondo è la possibilità di legarsi con esperienze che qui e solo qui possono essere fatte. E allora la scommessa sulle attività all'aria aperta, che possono essere l'elemento di unicità di questo territorio e che quindi possono aiutare e accompagnare quel discorso verso la destagionalizzazione della quale tutti abbiamo parlato. Si parlava prima della vicenda del cicloturismo, ne parleremo più diffusamente domenica, però anche qui solamente un dato vi riporto: l'anno scorso, nel 2013, 5 milioni di tedeschi hanno passato almeno una notte fuori dalla loro casa insieme alla loro bicicletta, cioè hanno fatto una vacanza in bicicletta di almeno una notte. 5 milioni di tedeschi sono tanti, non è più una nicchia di mercato, ma è un grosso segmento importante che soprattutto va incontro al tema della destagionalizzazione. Chiudo su una cosa che mi sta particolarmente a cuore: promuovere un territorio è facile, basta avere un buon ufficio stampa, basta avere una grande abilità con i social network eccetera, e il giochino è fatto. Adesso banalizzo e provoco, perché siamo diciamo in conclusione, però promuovere un territorio è semplice far arrivare flussi turistici, magari scommettendo su una serie di unicità ed eccellenze di questo territorio. Il problema è gestirli poi questi flussi turistici, perché l'incapacità di gestire questi flussi turistici può diventare un boomerang ancora peggiore del fatto di non avere sufficienti flussi turistici. Ecco, questo è il lavoro che noi vorremmo fare insieme al Comune di Camerota, cioè lavorare proprio per pensare a come gestire i flussi turistici in entrata del Comune di Camerota. E questo si può fare, si deve fare non solo con l'amministrazione comunale, ma è figlia di un cosiddetto patto di territorio. Se pensate, tutte le realtà turistiche più interessanti del nostro paese, penso alle Cinque Terre, ne parleremo in questi giorni con i rappresentanti delle Cinque Terre che verranno giù, penso all'Alto Adige, al lavoro che ha fatto sullo sviluppo del cicloturismo in questi anni, penso alla Maremma con lo sviluppo degli agriturismi in quella zona, insomma ne avete avuto occasione di vedere, però diciamo tutte queste realtà, lo sviluppo di queste realtà è figlio di un patto di territorio, non è figlia solamente di una politica dell'amministrazione comunale, ma è figlia di un patto di territorio tra l'amministrazione comunale, gli operatori turistici, l'associazionismo, i cittadini che si mettono attorno al tavolo e decidono dove devono andare, quali misure bisogna intraprendere e qual è la parte che ciascun settore può portare, può fare per andare in quella direzione. Ecco, io penso che noi dobbiamo partire da questo patto di territorio proprio per anche dare una risposta a quell'idea, insomma, per dare ancora di più un tocco di concretezza a quel sud inaspettato del quale parlava Ciro Broccoli. Grazie. Grazie alla Presidente di Vivi d'Italia Sebastiano Venneri, noi siamo davvero in conclusione, ringrazio nuovamente per l'ospitalità e la disponibilità Giuseppe Marico, vieni anche tu per portarci il tuo saluto, anche perché oltre ad averci dato l'ospitalità ovviamente sei un operatore turistico del territorio e quindi anche tu vuoi darci un messaggio in chiave del discorso che abbiamo fatto questa mattina qui insieme ai nostri ospiti. Bene, benvenuti a tutti qua a Maria di Camerota, in prima di tutto, poi in secondo luogo qui nella nostra struttura Playa del Flamingo.
voglio ringraziare Lega Ambiente per l'attenzione che sta riservando al nostro territorio, perché finalmente usciamo con note positive sul nostro territorio, su quello che veramente siamo e che per tanti anni l'abbiamo fatto ma senza che nessuno se ne accorgesse di noi in qualche modo. Da tanti anni lavoriamo sul territorio credendoci fino in fondo, siamo la maggior parte delle strutture, io parlo del settore balneare, gestita da giovani che credono nel proprio lavoro e che stanno qua tutto l'anno a credere nel lavoro che si fa per poter programmare anche se con i nostri limiti nel nostro territorio. Finalmente negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni si sta spostando l'attenzione su quello che veramente noi abbiamo lavorato e abbiamo coltivato, e si può dire che bene, e finalmente sta venendo fuori la nostra vera anima turistica. Però giustamente, come diceva il Presidente Venneri, è bello far arrivare le persone, poi è difficile farle tenere qua senza, cioè rischiando di fare le brutte figure. A questo proposito parlavo prima con qualche altro dirigente, dicevamo preparare il territorio, che è la cosa più difficile. Cioè noi abbiamo tanto da offrire e dobbiamo mappare tutto, ogni angolo che sia diciamo appetibile a livello turistico, metterlo in rete, metterlo su una mappa, perché se mi viene quello che fa l'arrampicata deve poter vedere quali sono queste 20 pareti dove io mi posso arrampicare e renderle fruibili, rendere i sentieri del trekking diciamo percorribili, mettere in rete tutto quello che abbiamo a offrire in bassa stagione, anche perché sappiamo benissimo che la bassa stagione è fatta di nicchie. Faccio sempre l'esempio che fa la Riviera Romagnola, fa il raduno delle Harley Davidson, non c'entrano niente loro con la Harley Davidson. In quel fine settimana troviamo i meccanici, troviamo tutti quelli che fanno Harley Davidson. Arrivano 150.000 persone da quelle parti e loro non c'entrano niente con la Harley Davidson. E questo che vuol dire? Creare una nicchia dal nulla, cioè essere pronti ad accogliere qualsiasi tipo di turismo, costruendo in questo modo l'offerta turistica, cioè creando la domanda e l'offerta nello stesso tempo diciamo, insieme. Ed è così che grandi località hanno fatto il turismo in bassa stagione. Dobbiamo anche contestualizzarci, dobbiamo dire che noi abbiamo un aeroporto che ha due ore e mezzo da qui. Questo ci penalizza tanto, perché noi non possiamo destagionalizzare senza avere un aeroporto vicino, senza rivolgerci agli stranieri. Notizia certa e notizia di pochi giorni fa è che ad aprile verranno appaltati i lavori per l'aeroporto di Ponte Cagnano. Sicuramente fra un anno e mezzo, e penso che questa volta sia la volta buona, potranno scendere gli aerei fino a 130 posti, cioè quelli là che interessano a noi, Ryanair, EasyJet, che se arrivano quelli qua e ci portano il turista londinese che oggi compra un pacchetto a 50 euro andata e ritorno, allora sì che abbiamo vinto la sfida della bassa stagione, allora sì potremmo parlare di bassa stagione, allora sì potremmo preparare il nostro territorio. Quello che vorrei dire ai nostri diciamo cittadini è quello di farci trovare pronti, cioè lavorare già da adesso, da domani, per iniziarci a preparare a quella che è la nostra grande sfida, cioè l'apertura dell'aeroporto e l'apertura delle grandi vie di comunicazione devono anche essere accompagnate da una grande programmazione del territorio insieme a Lega Ambiente. Già stiamo facendo tanto, per questo voglio ringraziare ancora Lega Ambiente per l'attenzione che sta dando al nostro territorio e ringraziare soprattutto per il rapporto umano che abbiamo, che lascia stare quello che noi dobbiamo fare, però il rapporto che ci porta anche a telefonarti, guarda, oggi abbiamo fatto la fresella cilentana, cioè venitela a mangiare con noi. Anche questo è il rapporto che noi vogliamo creare con Lega Ambiente, che abbiamo sempre creduto di fare. Non ultimo voglio ricordare il rapporto con la Confesercenti, che ci è sempre vicino, tant'è vero che voglio ricordare che a fine settembre, cioè fra 15 giorni, verranno dei tour operator tedeschi qua, verranno a assaporare prima dal palato il nostro territorio e poi a vedere tutti i percorsi del trekking. A fine ottobre verranno i norvegesi, i svedesi e alcuni della Danimarca che sono interessati al nostro territorio, quindi stiamo già iniziando a preparare il terreno alla grande apertura dell'aeroporto, che speriamo sia la volta buona e ci possa aprire le porte per il grande turismo di bassa stagione, a cui noi crediamo tanto, perché non si può vivere di un mese e mezzo di turismo l'anno avendo tutte queste grandi bellezze. Siamo stati baciati da Dio, ma non basta solo il bacio, bisogna creare tutto il possibile per poter essere pronti ad accogliere e a lavorare in bassa stagione. Ringrazio tutti di nuovo e vi invito sempre qui a Camerota, soprattutto in bassa stagione, perché è il periodo più bello per visitare il nostro territorio. Grazie.
grazie a te, grazie a tutti gli ospiti per la vostra presenza. Io vi ricordo il programma della giornata: alle 19 ci sarà la presentazione ufficiale di Festa Ambiente all'aria aperta, la prima edizione presso la terrazza Simon Bolivar. Interverranno ovviamente il primo cittadino di Camerota Antonio Romano, il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani. Se non erro, correggetemi, quest'anno primo in classifica nazionale per le 5 vele di Legambiente, poi il sindaco di Pollica Stefano Pisani, Pollica seconda in classifica, tra l'altro il sindaco di San Vito Lo Capo Matteo Rizzo ed il presidente regionale di Legambiente Campania Michele Buonomo. Poi a seguire alle 22 ci sarà in concerto Amedeo Minghi, quindi restate a Camerota, non ve ne pentirete sicuramente. Io purtroppo devo andare via, mi devi scusare Giro, altrimenti sarei rimasto volentieri.